Un ecosistema, cioè un ambiente fatto di esseri viventi e anche di materia non vivente, può essere piccolo come una fogliolina oppure grande come l'oceano. Gli ecosistemi possono cambiare nel tempo a causa di fenomeni naturali oppure dell'azione dell'uomo. Osserva i ghiacci dell'Artico in questa immagine. Si stanno sciogliendo perché l'anidride carbonica creata dalle attività umane provoca un aumento della temperatura, con conseguenze terribili per gli animali che ci vivono. Esistono anche ecosistemi artificiali, cioè creati dall'uomo, come questa isola costruita a Dubai negli Emirati Arabi. Tutti gli esseri viventi che abitano dentro un certo ecosistema contribuiscono al suo equilibrio, che è importante per il benessere di tutti. Guarda, per esempio, cosa succede se dei rifiuti di plastica finiscono nel mare. Questa tartaruga può scambiarli per cibo e mangiarli. Sai che nell'Oceano Pacifico ci sono purtroppo delle intere isole fatte interamente di rifiuti? In alcuni ecosistemi ci sono tantissime specie animali. Osserva i colori brillanti della grande barriera corallina che si trova in Australia. È uno degli ambienti con la più grande varietà di esseri viventi del mondo.